Oggi è un tema all'ordine del giorno che comunque in un senso o nell'altro deve trovare una soluzione, perché non è una palla che si può mandare in tribuna facendo finta che non è successo nulla, perché se facciamo finta che non è successo nulla moltiplichiamo aspettative, risorse investite eccetera, e poi non siamo in condizione di parlare della nuova città quando abbiamo macerie oppure situazioni dove non ci sono state risposte. Quindi per questo il piano casa diventa il punto di partenza su cui misurarsi per ricostruire, ma come anche le compensazioni, che sono un grande tema, senza che su questo adesso intervenga. Sul piano casa dico questo: noi abbiamo fatto una battaglia, io e la mia associazione insieme a altre, contro l'impostazione della Giunta Alemanno di portare l'agro sociale nell'agro urbano. Una battaglia abbastanza intensa che si è conclusa, grazie alla nuova Giunta, con il ritiro della delibera dell'housing nell'agro. Però dicendo questo, noi abbiamo posto un'altra questione, che l'edilizia sociale deve essere, diciamo, affrontata e risolta nella città costruita, anzi deve diventare un motore della riqualificazione urbana. È uscito fuori il 3TER, che è molto discusso, ma che comunque offre col piano casa un'opportunità, quella di realizzare alloggi di housing sociale. Non è soltanto il piano casa l'unico strumento per dare una risposta all'emergenza abitativa, ci sono i piani delle edilizie destinate all'affitto, la 355 per i 5.700 alloggi già ricordati, e c'è anche il tema dell'edilizia sovvenzionata. Dobbiamo ricominciare a fare case popolari da dare alla gente, alla gradatoria, perché sono decenni, c'è circa un ventennio che non si fanno più case di edilizia sovvenzionata a Roma. Quindi il piano casa col 3TER è uno strumento. Le proposte nel Comune di Roma sono circa 250, da un calcolo fatto approssimativo si possono realizzare dai 2.000 ai 3.000 alloggi di housing sociale. Questo che cosa significa? Significa che alloggi da dare a 350-400 euro. Oggi agli studenti universitari ne si dà con 300-400 euro un posto letto. Con l'housing almeno gli danno un appartamento. Ai pensionati che hanno difficoltà economiche eccetera, che hanno bisogno di spazi vivi, sono risposte sociali, se poi governate bene con i regolamenti, come si dice, che possono affrontare aspetti importanti dell'emergenza abitativa. Per questo il piano casa da questo punto di vista è importante, ma è importante anche per un secondo motivo: la rigenerazione urbana, perché il 3TER.1 è un'anticipazione restrittiva, e dico restrittiva, di quello che prevede l'articolo 5 della legge nazionale 106 sulla demolizione, ricostruzione, delocalizzazione delle cubature demolite e premi di cubatura, che almeno col piano casa diventano tutto housing, con la legge nazionale sono premi di cubatura che rimangono in mani private. Quindi è una legge più restrittiva di quella nazionale, quindi per questo sfruttiamola adesso finché siamo in tempo, perché può dare grandi vantaggi sociali. E quindi su questo secondo me noi dobbiamo capire che è uno strumento importante per fare la rigenerazione urbana puntuale. Poi quella di grandi ambiti è un'altra questione, ma legata ai piani urbanistici, ma quella puntuale la facciamo con questo strumento. Si demoliscono manufatti vecchi, dismessi, per farli nuovi. Ci sono gli oneri per fare le opere pubbliche, perché ogni intervento porta degli oneri che dato delle urbanizzazioni ci stanno, le investi nel territorio circostante. Perché fare? C'è uno spazio verde abbandonato, ci fai il giardinetto se lo chiede la gente, ci fai il parcheggio, ci fai una strada, ci fai l'illuminazione di una via, cioè sono oneri che ritornano nel territorio. Oggi, di fronte alla crisi del bilancio comunale, non c'è una lira da spendere opere pubbliche, perché noi che diciamo le opere le deve fare il pubblico, sì, ma il pubblico non c'ha una lira, e per 3 anni non ci avrà una lira, perché il bilancio è lacrime e sangue. Questo che si profila quest'anno, già il 2013 ha lasciato la mano, quello del 2014 sarà difficile, anche il 2015. Poi incrociamo le dita sul 2016. Allora, se c'è uno strumento che ci dà delle risorse per spendere soldi nei territori e concordare con i municipi dove e come fare delle opere, utilizziamo. Quindi per questo io vedo che è un grande strumento. Quindi il punto politico che oggi abbiamo è: lo vogliamo fare o no questo piano casa? Perché se lo vogliamo fare, la volontà politica è questa, la regione l'ha dimostrato, sta facendo la cosa, l'assessore pure ha detto che vuole, abbiamo fatto dei colloqui, ha detto che vuole andare avanti e sta dando disposizione per rilasciare i permessi a costruire. Mo si tratta di fare un lavoro di merito sugli ostacoli, i problemi procedurali,
con l'ottica però di risolverli e di arrivare in tempi rapidi al rilascio delle concessioni e mettere in moto questo processo. Noi abbiamo chiesto, e finisco, una commissione urbanistica che si dovrà tenere domani, dove abbiamo invitato tutti i professionisti e gli operatori interessati al piano casa per capire. Abbiamo richiesto anche se erano presenti l'assessore e gli uffici per capire quale programma di lavoro si è dato l'amministrazione per dare queste risposte, perché noi ci auguriamo che entro gennaio, dato che la Regione ha già autorizzato 70, ha dato pareri positivi su 70 proposte di piano casa, noi pensiamo che già a gennaio una buona parte di questi piano casa si trasformano in concessione edilizie. La seconda cosa, commissione che noi vogliamo chiedere all'onorevole Stampelli è quella sulle compensazioni, un tema molto importante, perché le compensazioni non è solo un tema di diritti edificatori, questi sono stati sanciti nell'articolo 19 del piano regolatore, sono quelli, se c'è da aggiungere lo decide il Consiglio di Stato, se c'è da levarci lo dice il Consiglio di Stato, ma sono quelli. Il punto è che le compensazioni riguardano anche l'acquisizione dei parchi, sono nate per questo. Riguardano le opere pubbliche, perché tanti programmi che abbiamo iniziato con Rutelli nel 2000 e sono stati approvati nel 2003 prevedono tante opere pubbliche per i quartieri, i programmi urbanistici di atterraggio delle compensazioni. Il punto vero è se oggi questi programmi urbanistici non si traducono anche in opere pubbliche come deve essere, perché sta scritto nelle delibere di indirizzo e sta scritto anche nelle convenzioni. Oggi è il tema dell'amministrazione, perché se l'amministrazione non esercita il controllo sulle convenzioni e sull'attività è chiaro che ci avremo situazioni in cui, faccio degli esempi, noi stiamo chiedendo all'assessore Marino, a Carlo e a Nieri di fare una commissione mista per il controllo sulle convenzioni, perché, che ne so, dico un esempio, Castellaccio, l'intervento giù, è pronta il museo archeologico, la sala conferenze, è pronto Tredicettere di Parco a Via di Decima, sono 2 anni che sta fermo là perché nessuno del comune è andato a chiedere di fare la cessione di questi beni finiti, con problema anche l'operatore che deve spendere ulteriori soldi per garantire la manutenzione e con problema della cittadinanza e dice vedo il grattacielo, ma il parco e il museo, lo stadio, lo vedo, c'è ma non viene richiesto. Ma di casi ne possiamo fare tanti di questi, noi abbiamo fatto un dossier che abbiamo dato all'assessore, agli assessori su questa questione qua, una lettera aperta che avete letto tutti, e su questa poi stiamo chiedendo una seconda commissione per approfondire questa roba. Cioè noi vogliamo entrare nell'operatività dell'urbanistica perché le condizioni per far lavorare gli imprenditori, fare le opere pubbliche e dare i risultati agli amministrativi ci sono. L'importante è che l'amministrazione si registri bene e diciamo governi in modo concertato tutte le forze in campo. Prima delle conclusioni, una